Un presidio davanti l'ASREM ed una manifestazione di protesta continua l'attività di lotta del Forum per la Sanità Pubblica volta a tutelare il comparto. L'edilizia molisana registra sempre più perdite economiche, sollecitato un incontro per trovare soluzioni concrete che diano respiro alle aziende ormai in ginocchio. Il fenomeno dei continui furti in città si fa sempre più preoccupante. Polizia in azione a Campobasso, ladri in fuga, tre invece le denunce per droga. Le forze dell'ordine continuano ad interagire con gli studenti per diffondere la cultura della legalità. Carabinieri negli istituti scolastici della regione. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Apriamo con la cronaca, tragico incidente lungo la stradale provinciale 163 che collega Montenero di Bisaccia a Termoli. Una donna di 75 anni è deceduta sul colpo, la sua auto, una Lancia Y, ha sbandato e si è schiantata contro un albero. Il violento impatto tra l'utilitaria e il tronco non ha lasciato scampo all'anziana automobilista. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri. Ed indagini in corso sempre dei carabinieri ma di Campobasso a seguito della denuncia di una trentenne della provincia di Foggia. La ragazza sarebbe stata vittima di una violenza sessuale che sarebbe avvenuta ieri sera nell'abitazione di un 36enne molisano. I due si sarebbero dati appuntamento attraverso un social network per un incontro finito poi male. Cambiamo argomento. Il Forum per la Sanità Pubblica ritrova la sua mobilitazione e riprende in pieno la sua attività di lotta. Due le date individuate, il 7 marzo con un presidio davanti la sede dell'ASREM ed il 7 aprile con una vera e propria manifestazione che dovrebbe replicare quella imponente del 18 maggio scorso a Campobasso. A quasi un anno di distanza dalla grande manifestazione del 18 maggio a Campobasso torna la mobilitazione, il Forum regionale per la sanità pubblica, che rappresenta numerosi comitati ed associazioni che si battono per un sistema sanitario pubblico di tutela della salute di ogni cittadino e per un servizio efficiente e adeguato. Lo fa indicando due prime date per alcune importanti iniziative che presuppongono una forte partecipazione popolare. Il 7 marzo, la prima, attraverso un presidio a Campobasso davanti alla sede dell'ASREM. Il prossimo martedì, in coincidenza con il processo al primario del pronto soccorso di Isernia Lucio Pastore, che avrebbe violato un regolamento interno dell'ASREM che non permette l'espressione ai suoi dipendenti di eventuali criticità da loro rilevate nel sistema. La seconda, il 7 aprile, attraverso una manifestazione che nelle speranze degli organizzatori dovrebbe appunto replicare e migliorare nella partecipazione popolare quella del maggio scorso, dove per le strade di Campobasso avevano sfilato migliaia di persone. Una manifestazione per la quale è stata scelta una data simbolica importante, quella in cui si celebra la giornata europea a difesa della sanità pubblica. Lo slogan dell'iniziativa è tutto un programma di lotta, infatti hanno scelto il motto «La mia salute non è in vendita». Tutto nel segno di una difesa strenua della salute di tutti, criticando e contrastando le chiusure delle strutture, ma anche accordi che presuppongono profitti per il privato e degrado e scadimento, anche economico, per il pubblico. Un clima davvero difficile e complesso, dove tra veleni e atti sconsiderati a soffrire sono tutti quei cittadini che necessitano di un sistema sanitario che li sostenga concretamente e positivamente nelle cure e nelle rispetto delle loro dignità. Comparto edile sempre più in difficoltà, sollecitato un tavolo tecnico e chiesta maggiore attenzione nell'assegnazione dei lavori ad imprese locali. Dal 2008 ad oggi il comparto edile ha avuto una perdita di quasi il 50% degli addetti, un duro colpo per le imprese sempre più allo stremo. Urge così promuovere un confronto tra le organizzazioni sindacali di categoria e le rappresentanze delle associazioni imprenditoriali di ANCE ed ACEM, come sollecitato non solo più volte dalle parti interessate, ma anche come richiesto in una mozione presentata dal consigliere regionale Michele Petraroia e rivolta al governatore del Molise Paolo Di Laura Frattura e a tutta la sua giunta. Servirebbero soluzioni operative tra le parti
sociali finalizzate a massimizzare la ricaduta occupazionale per i lavoratori molisani del settore edile. Bisognerebbe poi pianificare misure legislative, normative, accordi istituzionali, intese sociali e ogni altro strumento propedeutico al rilancio dell'edilizia regionale e alla promozione dell'occupazione nel comparto, anche attraverso politiche attive su formazione, riqualificazione e specializzazione delle imprese e degli addetti nell'intervento di recupero dei centri storici, restauro, manutenzione e messa in sicurezza di fabbricati esistenti, nel ripristino ed efficientamento energetico, nella bioedilizia, bioarchitettura e nell'uso di materiali e tecnologie di costruzione innovative, nella messa in sicurezza del territorio, delle scuole e degli edifici pubblici e privati e nelle opere di prevenzione, manutenzione e contenimento di movimenti franosi, smottamenti e fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio. Intanto l'ACEM, dal canto suo, invita la politica molisana a tutelare le imprese locali nel pieno rispetto della legge, maggiore considerazione per le aziende edili della regione negli affidamenti dei lavori pubblici, così come altre realtà hanno fatto. Per questo l'associazione ha consegnato al Comune, alla provincia di Campobasso, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Molise, oltre che alla presidenza della giunta regionale, i bandi e gli avvisi per le manifestazioni di interesse per successive procedure negoziate pubblicati da alcuni comuni delle Marche, della Toscana e del Friuli, in cui vengono inseriti i requisiti legati ad elementi di localizzazione territoriale delle imprese. Anche una delegazione molisana di Sinistra Italiana, oggi a Roma la manifestazione davanti la sede del Ministero del Lavoro a sostegno dei referendum sul lavoro promossi dalla CGIL e sottoscritti da 3 milioni di italiani. Attenzione rivolta alla proposta di legge di iniziativa popolare istitutiva della Carta Universale dei Diritti dei Lavoratori e delle Lavoratrici. Torniamo alla cronaca. La Polizia di Stato ha intensificato i servizi di contrasto alla criminalità nella città di Campobasso. Le ultime operazioni hanno riguardato la lotta allo spaccio di droga e ai furti in abitazione. Ancora una volta la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine ha consentito di sventare una serie di furti nella città capoluogo di regione e precisamente nelle aree periferiche di Vazzieri e Contrada Macchie. Al 113 sono arrivate segnalazioni di persone sospette che al tempestivo arrivo delle volanti della polizia si sono date alla fuga, facendo perdere al momento le proprie tracce. In una seconda operazione, questa volta antidroga, gli agenti della questura di via Tiberio hanno setacciato il centro storico di Campobasso, i quartieri popolari, la zona commerciale di via Colle delle Api e alcuni punti di ritrovo per i giovani del capoluogo. I controlli delle pattuglie hanno portato ad identificare 3 giovani in possesso di circa 30 grammi tra hashish e marijuana. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro dai militari della squadra mobile, coadiuvati per l'occasione dagli agenti del reparto anticrimine proveniente da Pescara. I carabinieri della compagnia di Larino hanno denunciato una 36enne di Rotello per furto aggravato in abitazione. Il mese scorso la donna si è introdotta nella casa di un anziano, lasciata momentaneamente incustodita, portando via 100 euro in contanti. Continuo ed incessante l'impegno dei carabinieri per diffondere tra i giovani la cultura della legalità, facendosi promotori di interventi qualificati negli istituti scolastici della regione. Vediamo. Da tempo ormai i carabinieri si propongono l'obiettivo di incontrare i giovani e prospettare loro quel percorso culturale e di rispetto per gli altri che sono alla base della cosiddetta cultura della legalità. Un impegno che tocca tutti i luoghi del territorio del Molise, sviluppandosi nel concreto attraverso la collaborazione dei dirigenti dei vari istituti scolastici e dei docenti, ma naturalmente confidando sempre e sempre di più nella vicinanza degli studenti. L'ultima iniziativa si è svolta a Termoli, dove alcuni ufficiali dell'Arma della Compagnia di Termoli hanno incontrato gli oltre 100 allievi dell'Istituto di Istruzione Superiore Boccardi e naturalmente i loro insegnanti. Una iniziativa che ha permesso di ripercorrere la storia dei carabinieri, ma anche ad illustrare le loro varie competenze ed articolazioni, mettendo in risalto la molteplicità delle attività a favore della legalità e della popolazione.
Numerosi gli argomenti trattati, tra i quali i pericoli derivanti dalla circolazione stradale, dall'uso delle sostanze stupefacenti, dall'alcolismo, senza tralasciare le problematiche legate all'utilizzo di internet e al grave e diffuso fenomeno del bullismo. Una serie di iniziative che servono a costruire un nuovo e proficuo contatto fiduciario tra il cittadino e gli uomini dell'arma, chiamati ogni giorno a far rispettare le leggi e a contrastare i reati, sempre operando per la serenità e la sicurezza di tutti. A Termoli si è svolta la giornata ecologica per la pulizia dello scalo portuale, una iniziativa straordinaria della Guardia Costiera. Mantenere nel decoro e nel rispetto di tutta la collettività l'area portuale di Termoli, non solo per coloro i quali vi lavorano, ma soprattutto per coloro che usufruiscono dei servizi e dei turisti. L'idea si è concretizzata oggi grazie all'impegno degli uomini della Capitaneria di Porto e degli operatori coinvolti nella giornata ecologica straordinaria sostenuta da Assoporto. Una giornata alla quale hanno aderito con convinzione anche gli armatori della flottiglia termolese. Con olio di gomito gli operatori hanno spazzato e pulito moli e piazzali, le banchine di attracco e le aree pubbliche del porto, raccolto rifiuti e decespugliato i muri. Una operazione che consentirà, con l'avvicinarsi della bella stagione, di offrire al viaggiatore e al lavoratore portuale un biglietto da visita della città più gradevole. Il comune di Rocchetta al Volturno ha raggiunto un importante accordo con la prefettura di Isernia e con la regione Molise per consentire ai migranti presenti sul territorio di potersi rendere utili alle collettività. Questi ultimi stanno infatti svolgendo un servizio di volontariato non retribuito ma coperto da regolare polizza assicurativa, ossia la pulizia del paese e delle aree verdi. Dalla maschera di Dioniso al diavolo di Tufara, un percorso archeologico ed etnografico domattina a Campobasso per scoprire una delle più note tradizioni molisane legate al carnevale. Domani mattina al Museo Sannitico di Campobasso l'associazione Memo Cantieri Culturali ha organizzato un incontro dalla maschera di Dioniso al diavolo di Tufara, un percorso di conoscenza in cui il mondo dell'archeologia interseca i rituali di una delle tradizioni carnevalesche più antiche della regione. Un'occasione unica per approfondire la conoscenza della maschera zoomorfa, vestita con 7 pelli di capro. Il significato primitivo della maschera di Tufara mostra le caratteristiche dionisiache da cui traggono origini le folli corse e le acrobazie che il diavolo, con il tridente tra le mani, svolge durante la festa in paese per suscitare timore e superstizione tra i visitatori. Attraverso i contorti movimenti viene celebrata la passione e la morte di Dioniso, dio della vegetazione, dispensatore del vino che dona agli uomini estasi e follia. Le numerose immagini delle divinità, testimoniati dai reperti del museo nel centro del capoluogo, saranno parte del racconto del mito, della sofferenza e del riso, della sfrenatezza e della danza, che hanno incarnato la morte del dio e la sua rinascita, e con esso il rinnovarsi della vegetazione. Al Museo Sannitico del Capoluogo si incontreranno domattina il patrimonio archeologico e quello etnografico per raccontare l'unicità della cultura molisana. AutoE diventa anche concessionaria Renault Dacia per Campobasso ed Isernia. L'inaugurazione del punto vendita in serata nella zona industriale del capoluogo molisano. Una settimana di eventi messe in piedi dal Comune di Campobasso in occasione della Festa della Donna. Il primo appuntamento lunedì 6 marzo dalle 9 alle 13 nella palestra del Pertini, una dimostrazione del progetto Difesa Donna realizzato dalla scuola e rivolto a tutti gli studenti delle quinte classi. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Thank you.
Nubi sparse con deboli piogge schiarite nelle aree più interne oggi in Molise. Temperature comprese tra i 5 gradi la minima a Campobasso ed i 16 gradi la massima a Termoli ed Isernia. Venti moderati provenienti da sud. Mosso il mare Adriatico centrale. Precipitazioni piovose domani su tutta la regione. Nona giornata di ritorno domani pomeriggio nel girone F della Serie D, fischio d'inizio alle 14.30 tra le mura Michele Molisane, Agnonese e Campobasso in cerca di riscatto dopo le sconfitte patite domenica scorsa. Vediamo il quadro completo degli incontri. Per la Serie D, girone F, 26esima giornata, Campobasso San Marino, Jesina Castelfidardo, Matelica Monticelli, Agnonese Alfonsine, Pineto Vastese, Recanatese Fermana, Romagna Centro Civitanovese, San Maurese San Nicolò, Riposa Vispesaro. L'attuale classifica: Fermana in testa con 51 punti, Vispesaro 44, Matelica 43, San Nicolò 40, San Maurese 37, Agnonese e Vastese 35, San Marino 33, Romagna Centro 31, Monticelli e Jesina 30, Campobasso 29, Pineto 26, Recanatese 21, Alfonsine e Castelfidardo 18, chiude con 17 punti Civitanovese. Per l'eccellenza, 23esima giornata, Alife Cliternina, Campobasso 1919 Spinete, Gambatese a Campo di Pietra, Macchia Venafro, Olimpia Riccia Isernia, Pietramonte Corvino Guglionesi, Sesto Campano Vasto Girardi e Termoli Treppini Matese. Per la promozione, 23esima giornata, Baranello Castelmauro, Biccari Vulcania, Boiano Real San Martino, Campomarino Sant'Eliana, Frentania Ielsi, Maronea Roseto, Matese Molise, Rocca Sicura, Cerce Maggiore. Partita di calcio di beneficenza nel pomeriggio allo stadio di Petacciato, un evento sportivo e di solidarietà appunto finalizzato a raccogliere fondi per le spese mediche che la famiglia di Francesco, un bambino di 5 anni affetto da una grave patologia, dovrà sostenere. A scendere sul rettangolo di gioco le vecchie glorie del Petacciato e del Montenero. Arti marziali oggi e domani a Termoli in occasione del 15° Trofeo Italia ASI di Kung Fu. Le discipline in programma nella due giorni sono quelle del Sanda e Semisanda. Il trofeo nella città adriatica è valevole anche per il Memorial Massimo De Palma, giunto alla sua 12ª edizione. Per il ciclismo, dal lungomare Cristoforo Colombo di Termoli partirà domattina la 17ª edizione della Fondo Molisana Competizione Ciclistica Internazionale. La corsa sulle due ruote è promossa dalla polisportiva Team Termoli e toccherà i paesi del litorale: Campomarino, San Martino in Pensilis, Ururi, Larino, Guglionesi, Petacciato e arrivo di nuovo a Termoli per complessivi 115 km. Alle ore 13 è prevista la premiazione degli atleti. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.